E questa in effetti è la domanda che si pongono. Quella cosa è un segno di vittoria. Infatti quello ho detto. Come? Cioè la carta. Siamo ancora salvi, siamo ancora felici. Sì, no, appunto, dico. Temevamo questa domanda, stavamo male. Quasi di nuovo la risposta, cioè non c'è la risposta. Culturale, non solamente al di là del singolo esempio di educare come figli in un certo modo, oppure anche semplicemente educarsi tra amici, no? Che poi quella è la fase in cui si cresce. Cioè, ci sono dei momenti in cui ci sono, come dire, degli accadimenti in qualche modo che non dipendono da noi, nel senso che io non avrei mai voluto che si passasse all'MP3 musicale, no? Io personalmente non ho potuto fare niente. Oggi è più facile, io sì, compro ancora CD, ma è sempre più difficile, costano sempre di più e bla bla bla, quindi alla fine io poi mi adego, quindi poi al di là dell'educazione che ho ricevuto, che posso io poi consegnare ai miei figli, mi devo anche in qualche modo arrendere, no? all'evoluzione. Certo. È stata pagata per dire questo. No, no, certo. Però sembra pagata. No, ma io facevo l'esempio con appunto colui che costruisce le casse da morto e che fa i libri che sono degli evergreen, si spera, insomma, per sempre. Insomma. Però è così, per rispondere sia a te che a lei di prima, insomma, il cambio di supporto, ma soprattutto quindi anche il cambio di linguaggio che questo comporta è un nostro problema quotidiano. Cioè, e ve lo raccontiamo perché forse una di queste modificazioni che accadranno o meno va seguita, perché comunque qualcosa lì sta succedendo, vi dicevo appunto di queste chiacchiere che registravamo, l'effettivo utilizzo di queste macchinette da sempre più persone, gli investimenti che ci sono che non esistevano un anno fa, per cui è giusto che voi siate informati che lì forse qualche cosa sta cambiando, poi magari tutto si ferma, di supporti nuovi che sono finiti di la colpo, storia è ricca di cambi piena. Di supporto che non hanno avuto successo, altri ci hanno sorpreso a tutti, nel senso appunto l'MP3, la scatoletta, ci ha ucciso l'industria discografica, appunto, c'è riuscita, l'ha fatto in 6 mesi, è stata una cosa epocale. Quindi qui vi raccontiamo un fenomeno che è proprio in fieri, che sta proprio avvenendo piano piano, vediamo che cosa succede. Del resto si dice che i giornali, New York Times, che molti giornali chiuderanno, perché ormai tantissimi leggono giornali solo su internet. Questa è un'altra profezia. Beh, questo diciamo più che sì, è vero, quello del quotidiano che sta scomparendo, diciamo che è un po' più nella realtà delle cose, nel senso che lì veramente ormai il modo di percepire, scoprire informazioni, anche noi che facciamo questo lavoro, pensate, fare il nostro lavoro 30 anni fa, quando non c'era l'email, quando non c'era internet, era manuale, era fax, era aspettare giorni interi che arrivasse un manoscritto, era rispondere e aspettare con l'ansia che le poste italiane non smarrissero la raccomandata negli Stati Uniti. Oggi noi invece viviamo, quindi il cambio di linguaggio in che modo si è velocizzato e questo ha aiutato il nostro lavoro e ci si evolve. Immagino che coloro che fanno il nostro lavoro ma che hanno 75 anni, 80 anni invece ricorderanno sono contro l'email, sono contro l'email, non mandano email, non stampano il manoscritto, ci sono autori, scrittori che vanno avanti con le lettere normali ancora. Sì, certo. Quindi, insomma, quindi o il cambio di linguaggio o il cambio di supporto, questa è sicuramente una cosa su cui noi siamo molto attenti, però ahimè oltre a cambiare il supporto siamo consapevoli che cambia anche poi il gusto di chi legge, che è la cosa meno prevedibile di quanto non possa essere, no? Di quanto non sia invece il cambio del supporto. E quello, ahimè, le cose sono abbastanza parallele. Sono abbastanza parallele, cambiano molto rapidamente, insomma. È vero, Mattia diceva la fase del cambio del supporto
quindi tecnologico, nell'editoria, è una cosa che noi stiamo affrontando in questo momento, ancora non sappiamo che direzione prenderà. Possiamo dire fra pochino ci saranno i libri disponibili, così come sono disponibili i singoli pezzi musicali, quindi io domani vorrò comprare Twilight, vorrò comprare il nuovo libro, non so, di Saviano su un file e scaricarlo. Se trova il pubblico è passato, insomma. O andare a Napoli e comprarti il libro taroccato sulle bancarelle. Certo, credo, no, in Cina sicuramente. Va bene, ragazzi, il nostro tempo sì, con Felice e Mattia si è esaurito. Ringraziamoli, oltre che si è esaurito loro. Grazie. Allora, noi facciamo una pausa di 2 minuti 2, cioè proprio la sigaretta proprio così. Non fuma. E poi torniamo veloce, c'è Alessandro Graziali che ci parlerà invece dell'ufficio stampa di una casa editrice, ok?